Il fischio dell'arbitro, parte Melis, è uno schema, palla per Chiarelli al centro in seconda battuta, ci ha provato Porcu che va a svettare ora di testa e gol! Il Castiada si è in vantaggio! La Tedolce che si distende sulla sinistra, c'è Sia, spalla al centro, Usai e gol! Il gol del Latte Dolce! Il gol di Usai! La formazione sassarese! Allora pareggia! Palla alzata in direzione di Mesina, attenzione Mesina, e gol! Il gol del Castiadas! La firma di Bomber Mesina alla prima occasione, non ha perdonato Antonio Mesina! Punizione invitante per il destro di Usai che vuole calciare, si allontana Emiliano Melis ma rimane anche lui nella zona delle operazioni, sembra però Usai l'incaricato di questo calcio di punizione, barriera foltissima per il Latte Dolce, anche un uomo sul palo, la battuta di Usai e gol, splendida punizione di Usai. Traversone di Fideli a caccia della sfera De Lizos ma si fa trovare pronto Puddu, rosso intanto anche per De Lizos se non abbiamo visto male, un tocco duro all'indirizzo del suo marcatore, dovrà chiudere allora in 9 uomini il Latte Dolce che ha perso un po' la testa in questo finale di partita, sotto di 2 gol e sotto di 2 uomini ora. Già rimesso in gioco il pallone con Sias, ora Cocco sul destro, Cocco la serpentina in aria, messo giù, calcio di rigore per il Latte Dolce, Andrea Usai sul punto di battuta. Il fischio dell'arbitro, parte Usai, gol, accorcia le distanze il Latte Dolce con Andrea Usai al 29esimo. Ancora Cocco, mette al centro, attenzione, tocco sotto, e il gol, il pareggio del Latte Dolce, incredibile, 11 contro 9, la formazione sassarese. Ha rimontato 2 reti al Castiadas, il tocco sotto di Panai a beffare Puddu. Mereu per Cocco, Sias, attenzione Sias che allarga per Panai, il tiro di Panai, palla fuori e attacca ancora sotto di 2 uomini il Latte Dolce. Davvero incredibile quello che stiamo vedendo, 11 contro 9. La formazione sassarese, sempre proiettata in avanti, Castiadas un po' in bambola. La battuta al volo da parte di Cocco con il sinistro di prima intenzione, palla fuori. Sias è pronto con il destro a mettere al centro, salgono tutti i giocatori del Latte Dolce, solamente Piga è rimasto dietro la linea della palla, attenzione la palla che colpisce la traversa, incredibile occasione per il Latte Dolce. Usai, palla dentro, attenzione l'uscita col pugno da parte di Puddu per scongiurare l'intervento di Mannoni, brivido ancora per il Castiadas. Castiadas con Usai, attenzione a Mesina che è tutto solo, Sarrizu, serve proprio Mesina, sotto porta Mesina, il tocco sotto, il gol del Castiadas, 4-3 il Castiadas. Attenzione però al Castiadas che vuole ancora un altro gol, qui calcio di rigore, messo giù Sarrizu, è ammonito Mereu, è andato via in velocità Sarrizu, doppia ammonizione per Mereu. Chiude addirittura in 8 uomini il Latte Dolce, espulso anche Mereu. Mesina dal dischetto, tutto pronto, il tocco sotto, il gol, tripletta di Antonio Mesina, 5-3.